noi siamo una concessionaria che vendiamo veicoli industriali Scania e veicoli commerciali Volkswagen, due brand molto importanti, molto sensibili all'ambiente, sono pronti per affrontare le sfide del futuro che saranno autocarri a trazione elettrica e veicoli commerciali a trazione elettrica. Noi abbiamo un concetto che la mia azienda sta bene se il territorio sta bene. Noi siamo un'azienda di Mantova. Mantova è una città che vive di arte, di cultura e anche di ambiente. Mantova è famosa in tutta Italia per l'alimentazione, si vive bene e noi imprenditori dobbiamo dare un contributo al nostro territorio che passa attraverso un rispetto dell'ecologia, dell'ambiente, quindi anche prendere iniziative che siano ecosostenibili. Quando insieme a Volkswagen abbiamo iniziato, abbiamo pensato di fare la nuova concessionaria, per la mia sensibilità volevo farla a impatto ambientale zero, quindi in classe A. Ecco, il progetto di arrivare ad avere una concessionaria in classe A è passato attraverso la costruzione di un cappotto per un isolamento termico, la sostituzione di tutte le vetrate e gli infissi con criteri più moderni. Abbiamo fatto anche, addirittura, visto che c'eravamo, messo in protezione lo stabile dal terremoto e abbiamo impiantato del fotovoltaico sul tetto e abbiamo adoperato il sistema geotermico. È un sistema che prevede la costruzione di 12 pozzi che vanno a 100 metri di profondità e uno scambio con un liquido che permette di raffreddare e riscaldare gli ambienti, e sperando, quando siamo partiti, che il terreno ce lo permettesse. Abbiamo incrociato le dita e abbiamo trovato il terreno giusto qui a Mantova e quindi il sistema funziona benissimo. Abbiamo calcolato un ritorno economico nei 5-6 anni, però secondo me quello che ci ha spinto veramente è proprio questa sensibilità, cioè noi dobbiamo dare un contributo, noi imprenditori abbiamo un dovere sociale. Gli incentivi fanno comodo, ci aiutano perché le aziende hanno bisogno anche di liquidità per affrontare certe cose, però non è stato l'unica cosa, l'unica spinta. Ecco. Gli incentivi dovrebbero esserci perché chi fa investimenti di questo tipo va aiutato, ovviamente, però noi imprenditori, ripeto, abbiamo questo dovere di crescere, di prendere il nostro territorio e di dare un contributo, forse anche senza che nessuno ce lo chieda.